Ciao a tutti, oggi siamo in un video sulle piante. Le piante sono degli organismi vegetali che producono dei frutti, dei fiori o dei semi. Vivono attraverso le radici che fissano la pianta al suolo, assorbono dal terreno acqua e sali minerali e hanno forme diverse. Poi vivono anche attraverso il fusto che sostiene la pianta, collega le radici e le foglie. E questo fusto può essere di erbe e fiori se è erbaceo, di cespugli se è arbustivo, oppure legnoso se si chiama trunco. E vivono anche attraverso le foglie che trasformano i minerali in nutrimento. E hanno un picciolo che unisce le foglie ai rami. Una pagina superiore, una pagina interiore e delle nervature che sono canali che portano alla linfa. Appartengono al gruppo dei vegetali, poi ci stanno due gruppi, semplici e complesse. Le loro caratteristiche sono che possiedono clorofilla e si nutrono con la materia. Anche con materia non vivente, le parti come abbiamo che sostengono la pianta sono, come abbiamo detto prima, rami, fusto e radici. Le piante sono organismi pluricellulari, eucarioti e autotrofi. E sempre come abbiamo detto prima, possiedono organi che sono la radice, il fusto e la foglia. Le caratteristiche che distingue i vegetali è la fotosintesi clorofilliana, che avviene soprattutto o comunque in parti della pianta di colore verde per la presenza di clorofilla. E le parti fondamentali di una pianta sono la foglia, il fusto e la radice. Sono molto importanti perché la foglia produce glucosio e ossigeno. Emette vapore acqua e produce acqua e anidride carbonica. Il fusto trasporta la linfa grigia dalle radici alle foglie, trasporta la linfa elaborata dalle foglie alle radici e sostiene rami e foglie. La radice invece assorbe acqua e sali minerali dal terreno, fissa la pianta al suolo, accumula sostanze di riserva. La radice assorbe ha il compito di assorbere l'acqua e i sali minerali presenti nel terreno. Questi sali minerali che stanno all'interno della radice questi sali minerali formano all'interno la linfa grezza, che partendo dall'estremità inferiore di una radice si notano tre zone che si chiamano apice radicale, zona di allungamento e zona di assorbimento. L'apice radicale ha il compito di far crescere la radice. È costituito da cellule di forma poliedrica che hanno caratteristiche giovanili, ha un grosso nucleo, pochi vacuoli, parete sottile. E queste cellule si riproducono continuamente e infatti hanno le stesse caratteristiche di quelle dell'apice dei germogli, dove la pianta è in continuo crescimento. L'apice radicale è avvolto nella cuffia radicale, formato da più strati di cellule che producono una sostanza lubrificante chiamata mucilagine. Grazie a questa sostanza la radice penetra nel terreno e dove incontra anche sassi o altri ostacoli. Poi c'è la zona di allungamento, che è formata da cellule in generale e dall'apice radicale che smettono di riprodursi e crescono in lunghezza. La zona di assemramento o polifera è formata da cellule che hanno ormai raggiunto la forma matura e assorbono attivamente l'acqua e i sali minerali dal terreno. Osservando questa immagine,
possiamo vedere che l'epidermide della radice, epidermide della radice emette i peli radicali. La corteccia, formata da parecchi strati di cellule, accumula sostanze di riserva. E il cilindro centrale, forma delle cellule sovrapposte che, costituiscono i due diversi tipi di vasi conduttori, i vasi legnosi e i vasi fibrosi. I sistemi radicali, sono vengono chiamati affittone, fascicolato o avventizio. Il sistema affittone è formato da una radice lunga e robusta. La radice affittone è tipica delle carote. Poi il sistema fascicolato è formato da numerose radici, raggruppate a piccoli fasci, tipo quelle del mais. Il sistema avventizio è formato da radici che si sviluppano alla base del fusto o lungo i rami nella pianta, tipo quelle dell'edera. Lo sviluppo del sistema radicale dipende dalla forza di gravità, l'umidità del terreno e la presenza di piante nelle vicinanze. Il fusto, attraverso un fitto vaso di sistemi conduttori, collega le radici alle foglie dal vasto origine ai rami. Qui vediamo una mappa che spiega la consistenza del fusto erbaceo, che è tenero e di colore verde, succulente, che è ricco di acqua e tipico delle zone aride, robusto e di colore marrone, quello legnoso. Poi esistono varie tipologie di fusto oltre a queste. Il portamento, del fusto può essere orizzontale o stalone, cioè tipo la pianta di fragole, rampicante quella dell'edera, e volubile quella delle piante di fagioli. Può essere anche sotterraneo, come ad arizoma, tipo l'iris, a bulbo, tipo il tulipano, a tubero, tipo la patata. E poi ha varie forme: arboreo, cioè le ramificazioni partono da una certa altezza del fusto, cioè altezze. Arbustivo, con caratteristiche delle ramificazioni che partono dalla base del fusto. E stipide, cioè che queste caratteristiche del fusto. Dal fusto senza, cioè partono dal fusto le foglie senza una ramificazione. La struttura del fusto dell'albero è formata dalla corteccia, che è la parte più esterna, poi man mano verso l'interno si trova il libro, il cambio, dal burno, il durame, l'anelli di crescita e il midollo. Ad esempio, il sughero è formato da molti strati di cellule morte e piene di aria e costituisce la corteccia. La corteccia è formata da vari strati di cellule e dalla parte più esterna. Il libro floema è composto da vari vasi fibrosi che sono lunghi tuboli formati da cellule vive e fanno passare la linfa elaborata tra una cellula e l'altra. Il cambio è un tessuto che si trova nelle piante, è formato da cellule che si dividono gli anni della pianta. Il legno xilema è formato da vasi legnosi, lunghi tubi formati da cellule sovrapposte une alle altre. Il midollo si trova nel centro del fusto, nelle piante più vecchie, è formato da cellule morte, mentre nelle piante giovani è formato da cellule vive.
Inoltre questi fusti, inoltre i fusti a bulbo possono essere come quelli della cioè i fusti al bulbo sono come quelli della cipolla, cioè crescono sottoterra e hanno foglie chiamate squame. Ci stanno i fusti ad erizoma, che è un fusto sotterraneo, che è ricco di riserve di cibo. Il fusto a tubero è tipo quello della patata, che è sotterraneo e non possiede radici. Stanno anche dei fusti che, ad esempio, sono destinati non a sostenere foglie, ma le spine, come le piante grasse, come il cactus, che hanno il fusto carnoso e quindi usano le spine per immagazzinare l'acqua necessaria per la sopravvivenza. Nella foglia ci sono veri e propri laboratori chimici, in cui avvengono la fotosintesi clorofilliana, la respirazione e la traspirazione. Nelle foglie la linfa grezza si arricchisce di sostanze nutritive e si trasforma in linfa elaborata. Il laboratorio foglia può essere paragonato ad un laboratorio in cui avvengono varie trasformazioni. La fotosintesi clorofilliana, la traspirazione e la respirazione. La fotosintesi clorofilliana è svolta dalla clorofilla grazie alla luce solare. E quindi, oltre a produrre sostanze come lo zucchero e l'amido, arricchiscono anche l'atmosfera di ossigeno e il gas della respirazione che ci serve anche a noi esseri umani. La struttura della foglia è formata dal picciolo che collega la foglia all'albero, le nervature che sono dei vasi conduttori che distribuiscono il nutrimento, e la lamina fogliare che è la parte della foglia. Una parte della foglia superiore più scura e una inferiore. Poi l'interno della lamina fogliare è formato dall'epidermide superiore, dal tessuto palizzata, il tessuto lacunoso e l'epidermide inferiore. La fotosintesi produce glucosio e ossigeno, mentre la respirazione produce acqua e anidride carbonica. Fotosintesi e respirazione sono due processi inversi. La fotosintesi è molto più attiva rispetto alla respirazione, perché le piante producono glucosio, l'ossigeno, le produce per se stesse e per tutti i viventi. Con la traspirazione la pianta elimina il vapore acqueo. Bene, per questo video è tutto. Ciao!